Che ho organizzato in questo momento prenatalizio, tra l'altro è una giornata anche abbastanza, anzi direi molto importante per lei in chiave giudiziaria, sono uscite delle notizie nuove sui suoi procedimenti che lei sta continuando a seguire sia ad Impera che a Reggio Calabria. Vado a incontrare gli amici dopo un periodo di tempo in cui non ci si è più incontrati, per stare insieme, per confrontarci, per scambiare delle opinioni, ma soprattutto per invocare di stare uniti insieme in questi tempi complicati e difficili, dove bisogna non dividere ma unire. Ho il tempo per farlo, lo sto facendo in provincia di Impera, lo farò nelle altre province della Liguria e poi fuori dalla Liguria, perché in tanti mi hanno chiesto di incontrarsi per parlare. E prima di fare delle assemblee pubbliche numerose ho pensato meglio andare proprio nei bar ad incontrare gli amici senza pubblicità particolare, senza una comunicazione particolare, ma per incontrare gli amici e sentire, capire cosa succede. Nel merito poi delle mie vicende non mi meraviglio neanche più di fronte alle archiviazioni, perché ho la delusione di essere stato a lungo uomo di governo e di non essermi accorto che è possibile cercare di distruggere in politica le persone inventando, ma poi per fortuna, se si ha la pazienza, le verità vengono sempre fuori. Ecco, sempre rimanendo in termini di sentenze giudiziarie, ieri ce n'è stata un'altra che diciamo che riabilita o comunque getta un'altra luce su due amministrazioni del centrodestra che vennero all'epoca commissariate, nello specifico quella di Bordighera e quella di Ventimiglia. La ringrazio della domanda, perché Scullino è un galantuomo. Bosio, ex sindaco di Bordighera, altrettanto. Avvoltoi, sciacalli, serpenti, delatori hanno contribuito ad un disegno che accreditava queste amministrazioni di Bordighera e di Ventimiglia, che stavano cambiando in maniera molto positiva la vita di quelle città, come infiltrate dalla 'Ndrangheta.